seconda parte della videointervista, Vincenzo Calcara ci porta all'interno delle testimonianze più oscure della storia del nostro paese, dagli intrecci tra il Vaticano, lo IOR, Giulio Andreotti, la massoneria, i servizi segreti e la criminalità organizzata, in particolare Cosa Nostra e l'Ndrangheta. Parla anche della figura di Matteo Messina Denaro e della scomparsa dell'Agenda Rossa. Infine ci dice anche qualcosa sulla strategia della tensione in Italia. Vincenzo Calcara vuole essere nuovamente ascoltato dalla magistratura. Per amore di verità e giustizia speriamo che tutto questo possa accadere. A proposito della morte di Papa Luciani, parla di un cardinale, di un medico personale che avrebbe somministrato una dose di sonnifero mortale. Io le chiedo, li ha mai fatti questi nomi? E come è venuta a conoscenza di questi fatti? Quali riscontri può dare? Siamo nel contesto del viaggio di 10 miliardi di vecchie lire che io, insieme al vertice della famiglia di Castelvetrano, compreso Francesco Messina Denaro, lucchese, un uomo delle istituzioni deviato, il maresciallo Giorgio Donato, si sono trasportati questi 10 miliardi per consegnarli al vescovo Marcinkus tramite il notaio Albano, abitante sulla Cassia, uomo d'onore, un uomo il fiore all'occhiello di Cosa Nostra, collegato con i vertici di quell'entità malefica del Vaticano, dove lui era di casa con il Vaticano, era membro dei Cavalieri del Santo Sepolcro, insieme a Marcinkus, insieme a Andreotti, insieme a Cardinale Macchi e a Cardinale, un sacco di cardinali che ho fatto il nome, che poi l'ho fatto anche al dottor Tescaroli, alla dottoressa Maria Montolione. Allora, nella descrizione che dà dell'operato di questo Papa Luciani ci sono molte somiglianze con Papa Bergoglio, con Papa Francesco. In effetti oggi anche Gratteri ha molte preoccupazioni in merito alla vita del Papa, che ritiene sia a rischio. Secondo lei chi potrebbe decidere la morte di Papa Francesco in questo momento? Sua Santità Papa Bergoglio è un angelo. È un angelo che vuole fare il suo dovere, vuole portare avanti le orme di Gesù Cristo. Però attenzione, ci sono anche degli angeli travestiti da diavoli. Io sento, voglio sentire dentro di me che Sua Santità Papa Bergoglio sia un angelo, ma che dietro questi angeli ci sono, tuttora ci sono, perché io so che c'è dietro le spalle di Sua Santità Papa Bergoglio. Quindi le persone Bergoglio, che sono, lei sta dicendo, le dietro le spalle c'è un potentissimo cardinale che farò il nome ai magistrati, che aspetto che mi chiamano. Allora non è una deduzione, allora lei ha... No, la deduzione di quello che può succedere, ma per quanto riguarda il nome di questo diavolo, di questo cardinale, questo no. Questo è un diavolo che ho conosciuto personalmente, che insieme a Marcinkus si è preso la mia 24 ore con 3 kg di cocaina, dove serviva per i divertimenti, per le orge e anche per i riti satanici. Questo non posso fare il nome. Certo. Ho fatto altri nomi di cardinali per quanto riguarda appartenenti all'entità, ma per quanto riguarda questo nome, io sono stato bloccato di non farlo. E poi spiegherò il perché alla magistratura. Io non ho problemi. Ho sempre detto la verità. Nessun tribunale d'Italia mi ha mai condannato per calunnia o per aver detto il falso. No, io vado, la mia forza è la verità. Va bene.
Allora, il denaro riciclato dalla Banca del Vaticano proveniva solo dal malaffare di Cosa Nostra, dell''Ndrangheta, ma quale tornaconto aveva il Vaticano rispetto a questa azione di riciclaggio? Che tipo di accordo c'era tra Cosa Nostra e il Vaticano nel momento in cui si riciclavano queste risorse? Dottoressa Galluccio, lei mi fa una domanda così ingenua. Ma io sono ingenua, mi dica. Ecco. Qua dobbiamo parlare che queste cinque entità sono come un corpo umano, hanno tutti gli stessi interessi di potere, di forza, di sopravvivenza, di economia, sì, di soldi. C'erano delle percentuali, una parte andava al Vaticano, una parte... Ma là ci sono i diritti e i doveri e anche delle percentuali, ma si tratta, una mano lava l'altra. Allora, è un corpo umano. Lo scopo è questo. Lo scambio qual era tra l'azione di riciclaggio? Qua non si tratta di scambio. Qua si tratta di mettere in atto le forze che ha un corpo umano. C'è la testa, c'è il cuore, ci sono le braccia. Qua si tratta che chi aveva in quel lontano periodo degli anni 80-90 lo IOR in mano non era solo Marcinkus, attenzione, perché al di sopra di Marcinkus c'erano dei cardinali a cui Marcinkus dava obbedienza cieca. Quindi lei mi sta dicendo che gli affari si facevano insieme, che i soldi erano, rimanevano in una gestione comune? No. Allora, ma non vanno a finire dentro lo IOR solo i soldi di Cosa Nostra, ma vanno a finire anche i soldi delle altre entità. C'è un'entità della massoneria, la massoneria è ricca e potente, che devo precisare che senza la massoneria, se non si viene a patti con la massoneria, neanche lo Stato può fare niente. Con l'entità dell''Ndrangheta, dei servizi segreti deviati, tutti quei soldi neri, quei soldi illeciti, vengono messi dentro la banca del Vaticano, investiti in tutte le parti del mondo. E poi se li dividono? E poi ognuno ha la sua parte, è un corpo umano. Ci sono delle percentuali, si dividono. Ci sono delle percentuali, ci sono dei guadagni, chi ne guadagna di più, chi ne guadagna di meno. Ovviamente se la famiglia di Castelvetrano investe allora 10 miliardi, ricordo benissimo che la famiglia di Campobello di Mazzara, e questa è un'informazione datami da Francesco Luppino, e questo è molto importante perché ultimamente è stato arrestato per quanto riguarda i pizzini che aveva con Matteo Messina Denaro, questo Francesco Luppino, e proprio dalla sua bocca mi dice: Vincenzo, la famiglia di Castelvetrano ha portato 10 miliardi, noi invece ne abbiamo portato allo IOR 12 miliardi, dice, anche se il nostro paese è più piccolino abbiamo portato 12 miliardi, erano piccole battute anche di scherzo, ma è di verità pure. Stiamo parlando di lire, di vecchie lire. Di vecchie lire che erano un mare di soldi, eh? Certo, certo. Ecco. Va bene, in merito a quell'unico omicidio che lei avrebbe compiuto, parla di una tenuta, di una proprietà di un grande uomo politico. Fa anche dei nomi, però rispetto a questo uomo politico, chi era, di chi era questa tenuta, chi era questa persona? E si riferisce anche ad un cardinale e altre persone specifiche, si possono conoscere i nomi sia del uomo politico che del cardinale? Come no? Questi nomi sono state sepolte, insabbiate. Lei li ha già dichiarati. L'ho dichiarato ai magistrati. Esattamente, e li ho dichiarati dopo essere stato assolto per calunnia per quanto riguarda il trasporto dei 10 miliardi, sì, che finalmente è stata provata, è stato provato il trasporto di questi miliardi e soldi di Cosa Nostra, automaticamente mi prendo un po' più di coraggio, perché lì mi sono dovuto fermare. Ora immaginate, io rinviato a giudizio per calunnia, ma no! Quell'uomo politico chi è? Proprietario di quella tenuta? Giulio Andreotti, addirittura
Quindi era presente Giulio Andreotti quando lei ha commesso quell'omicidio, mi sta dicendo? Non solo Giulio, aspetta, io... Provenzano. Allora, c'erano Bernardo Provenzano, Francesco Messina Denaro, Giulio Andreotti, il Cardinale Macchie, Marcinkus è venuta la sera prima, vabbè era collegato Marcinkus, Francesco Messina Denaro, Michele Lucchese, personaggi veramente importanti ai vertici di questa entità, uomini dei servizi segreti deviati. Quindi era già una riunione della Suprema Commissione, mi sta dicendo? Esattamente. Siccome lì c'è stato un incontro la sera precedente, in poche parole, siamo quattro uomini d'onore, due di Castelvetrano alle dipendenze di Francesco Messina Denaro e due uomini d'onore alle dipendenze di Bernardo Provenzano. Ci hanno fatto scegliere un uomo ciascuno. Sì, questo c'è nel memoriale, sì. Si dovevano sequestrare quattro uomini. Io mi sono scelto un generale del Sud America e tre uomini dell'alta finanza. Sì. Sequestriamo questi uomini. Siamo due uomini d'onore riservati, io soprattutto riservato perché l'altro, Saverio Furner, era il capodecina della famiglia Castelvetrano. Sì. Vabbè. E due uomini fidatissimi di Bernardo Provenzano. Allora, ognuno sequestra il suo uomo. E abbiamo l'ordine di portarle in due macchine dove c'erano quattro uomini dei servizi segreti deviati, che a sua volta precedentemente, poche ore prima, ci hanno consegnato una pistola a testa, una, ricordo benissimo, una 357 Magnum a tamburo, caricata con sei colpi, canna lunga. Quindi con queste pistole, quando ci dà il segnale Bernardo Provenzano, perché c'era un segnale, se non c'era il segnale non si sequestravano. C'è stato quel segnale, allora io subito vado, prendo al capo il generale del Sud America, lui bravissimo, alza le mani, detto cammina. Nel frattempo, a fianco a me, neanche 2-3 metri, c'era Saverio Furnare, che c'ha il suo uomo, un uomo dell'alta finanza, un italiano, non ricordo più come si chiama. Questo, allora, tutte e quattro facciamo il nostro dovere, li stiamo sequestrando puntando con le pistole e portarle dentro la macchina sorvegliata da quattro uomini, se vi segreti deviati. Certo. All'improvviso, ma dopo pochi metri, sento colpi di pistola, pom pom. Allora, voglio precisare che nel momento in cui sequestriamo questi uomini, siamo in un grande spiazzale, è una villa, un podere, in provincia di Latina. E sento due colpi di pistola che spara, bastardo, traditore, pum pum, ed è proprio vicino a me. E lì Saverio Furnari è dietro di lui, no? E all'improvviso dice, Enzo, Enzo, sparaci, sparaci. Perché si è inceppata la pistola di Saverio Furnari. Io, è un ordine, è un capodicino della famiglia, vedo il pericolo del... Oh, Saverio Furnari è l'uomo fidato di Francesco Messina Denaro, il papà di Matteo Messina Denaro. Enzo, sparaci, sparaci. Cosa faccio? Lascio il buon generale, che è stato bravissimo, come un felino, un salto, con la pistola che avevo, gli do due colpi, me ne ricordo sicuro, forse tre, tum tum, in testa, è cascato come un sacco, non ha sofferto però, l'unico uomo che ho ucciso non ha sofferto, ma è stato un ordine, dovevo farlo, mi avrebbero tagliato a pezzi, casca per terra, c'è una pistola di piccolo calibro, una 6.35. Io cosa faccio? Perché poi sono io l'autore in quel momento di
Mi abbasso, prendo quella pistola, lì c'è Francesco Messina Denaro che era vicino a Andreotti, al cardinale. Che hanno visto tutto. A Michele Lucchese, no, perché sparava nella direzione dove c'era pure il mio capo. Certo. Potevo ammazzare il mio capo. Quello era disperato. Ha fatto un errore madornale, ovviamente. Allora prendo la pistola, io appartenendo a un uomo della famiglia di Castelvetrano, il mio capo assoluto Francesco Messina Denaro, prendo la pistola e gliela consegno. Prendo la pistola nelle mani del morto e gliela consegno a Francesco Messina Denaro. Lui mi fa una bella carezza, bravo Vincenzo. Ho capito. Ecco, questa. Ma una cosa che mi è rimasta ancora più impressa, che tuttora sono amareggiato, triste per queste cose, no? Perché viene Andreotti, dopo che consegno la pistola a Francesco Messina Denaro, io guardo il campo lì, Andreotti insieme al cardinale si avvicina, ma non fai l'estrazione. Come si dice la? L'estrema unzione. Ma non fai l'estrema unzione a questo cadavere? Giulio Andreotti, lo dice al cardinale. Il cardinale lo guarda, dice: andiamo che si è fatto tardi. Certo. Ma quale estrema unzione? Quello un diavolo, il cardinale Macchi. E questo l'ho dichiarato ai magistrati decenni fa. Questa entità. Ora andiamo avanti. Ora sono confermate queste cose. Allora, lei afferma di aver visto personalmente gli uomini che erano al vertice di ogni entità. Ha già rivelato i nomi agli inquirenti? Sì. Va bene. Quando lei si riferisce ad altri pentiti e collaboratori che omettono la conoscenza dell'esistenza di questa suprema commissione, lei dice che lo fanno per salvarsi la vita e afferma che lei invece ne parla perché possiede un asso nella manica. E che cosa intende dire con quest'asso nella manica? L'asso nella manica è la verità. È la verità. Ma la verità come la può proteggere dalla morte? La morte. E lei crede che io abbia paura della morte? No. Ma non esiste proprio. Però quell'asso della manica è solo perché lei ritiene. L'asso nella manica è perché sono fermamente convinto che quando un uomo dice la verità, la società civile si muove in suo favore, la giustizia si muove in suo favore. E poi certi assi nella manica mi posso anche permettermi di portarmi nella tomba. Perché è giusto che sia così. Questi collaboratori di giustizia, qua devo assolutamente togliere Leonardo Messina, che è veramente, oltre a essere un collaboratore di giustizia, Leonardo Messina è pentito nel cuore e nell'animo. Il dottor Paolo Borsellino, ricordo benissimo che mi ha detto: ma tu conosci Leonardo Messina? Ho detto: no, mai sentito nominare. Vincenzo, ma tu lo sai che tutto ciò che mi parli tu di questa entità me ne parla anche Leonardo Messina? Ah. Prima o poi voi vi dovete incontrare, dovete avere un confronto, perché è molto importante, molto potente che voi due, senza conoscervi, dite le stesse cose. Certo. Però per 22 anni non ci hanno mai fatto incontrare con Leonardo Messina. Adesso, dopo 22 anni, Leonardo Messina ha avuto il coraggio di confermare e dire tutto ciò che ha detto a Paolo Borsellino. Va bene. Qua sono pieno di rabbia, ma pieno di rispetto verso Leonardo Messina. Ma poi qua, e mica abbiamo finito. Qua ci sono uomini politici. Qua c'è la seconda carica dello Stato, che in un'intervista parla delle entità. Piero Grasso. Sta Piero Grasso parla di entità, addirittura cita il mio nome e cognome, conferma ciò che dico io. Walter Veltrone, la stessa cosa. Un magistrato Ferraro si chiama, non ricordo il nome. Massimo Ciancimino.
che c'ha in mano tutti i segreti del padre, Vito Ciancimino. Vito Ciancimino era un uomo di collegamento con queste entità, con i servizi segreti soprattutto. Mi fermo qua, va? Sì. E a proposito dell'altro Matteo, chi sta proteggendo la latitanza di Matteo Messina Denaro e secondo lei è in Italia? Matteo Messina Denaro non lascerà mai il suo pollaio. Oltre ad essere il re di Castelvetrano, è il re di tutta la Sicilia. Quindi secondo lei è a Castelvetrano? Devo dire le mie deduzioni, questo non lo so, dov'è? Però le posso confermare le protezioni che ha Matteo Messina Denaro. Le protezioni, protezioni potentissime. Le protezioni di Matteo Messina Denaro sono così potenti e inimmaginabili, ma non vi rendete conto. Matteo Messina Denaro ha un'arma così potente, un'arma atomica, che lui può fare quello che vuoi. Lui non sarà mai arrestato, secondo me. Lui morirà come suo padre, da latitante, con un bellissimo funerale. Morirà a 90 anni, a 100 anni, non lo so quando Dio gli darà la vita, la salute, non lo so. Chi è che lo protegge? Lui, Matteo Messina Denaro, è protetto addirittura dal vertice della Commissione Nazionale, non solo di Cosa Nostra, perché lui è al vertice di Cosa Nostra. Perché? Perché il papà di Matteo Messina Denaro, il mio capo assoluto Francesco Messina Denaro, era l'ombra di Totò Riina e Bernardo Provenzano, dove dopo l'arresto di Riina e Bernardo Provenzano tutti i segreti che aveva, i segreti, i contatti che vanno oltre Cosa Nostra, i contatti con le altre entità, tutti questi segreti, compreso le stragi, ce l'ha in mano Matteo. Matteo è in grado di ricattare anche, perché Matteo ha anche l'agenda rossa, secondo me, non ne ho le prove, però l'agenda rossa è un bellissimo ricatto per far tremare, per proteggersi Matteo, perché conosco Matteo. Matteo è una cosa, è più forte ancora del padre. Matteo è una cosa allucinante, un'intelligenza da spavento, è un diavolo che per i suoi diavoli che gli stanno attorno, lui è pronto a morire. Sì, io conosco quella mentalità, perché lui crede nella causa, una causa malefica. Matteo ci crede, come io ci credevo. Però se Matteo, ciò che crede in questa causa malefica, se lui crederebbe nella nobile causa del bene, trasformerebbe, come io ho trasformato quel sentimento in cui credevo, l'ho trasformato in un sentimento, in una causa nobile e giusta, come quella che portava avanti Paolo Borsellino, Matteo Messina Denaro sarebbe il migliore d'Italia. Però lui dovrebbe sradicare dentro di sé quella cultura di morte, ed è difficile, e io questo lo capisco, che per lui è molto difficile. Per me Matteo non sarà mai preso. Mi voglio fermare qua. Adesso le faccio una domanda che esula un po' da questo contesto. Cosa sa dirmi in merito anche alle altre stragi che sono avvenute in Italia, come ad esempio Piazza Fontana, Piazza della Loggia, lo stesso omicidio Moro? Hanno qualche collegamento con questa Suprema Commissione e con le cinque entità? Per quanto si tratta di delitti eccellenti, compreso quello di Moro, la strage della Ginestra, qui andiamo al bandito Giuliano, tutte queste strage eccellenti, omicidi eccellenti,
Quindi anche Piazza Fontana, Piazza della Loggia, Piazza la stazione Fontana, di Verona. Piazza della Loggia, in poche parole, Sì. tutte queste cose così eclatanti non vengono fatte da persone di poco conto, da piccole bande, da rapinatori. Lì c'è sempre la mano di queste entità, perché nel momento giusto sanno come agire, nel momento giusto sanno come e quando mettere una bomba. Lì sono delle... è molto vasta la situazione. Comunque, se non c'è la mano di queste cinque entità, di questa supercommissione, non succede niente. Quando la supercommissione nazionale, quando queste cinque entità decidono che deve succedere una cosa eclatante, solo loro la possono fare. Chiedo una sua opinione, ma secondo lei quando decidono queste cose eclatanti, lo scopo finale qual è? Cioè, perché si decide una strage come quella di Piazza della Loggia o di Piazza Fontana? Perché mentre per le stragi di Palermo possiamo darci tante spiegazioni, per questo tipo di strage le cose rimangono un pochettino più vaghe. Secondo lei perché le entità decidono anche quelle stragi? A livello politico, di potere, economico. E basta questo. Cioè, con motivazioni politiche, di potere, economico. E soprattutto anche a livello di deviare la società civile. A questo volevo arrivare. Sì, perché è come quando ci sono campionati di calcio, mondiali del pallone. La gente pensa ad altro. Dai. Quindi a seconda di quel che succede in quel periodo storico, le entità decidono una grande strage che distoglie l'attenzione delle cose che sono distoglie le cose che sono ancora più importanti della strage certo. stessa. Signor Calcara, lei dice di sapere molte cose, dimostra raccontando molte cose. No, ma provando. Certo, sì, ne parla e quindi ci sono delle cose provate, ma è un'altra la domanda. Perché lei è ancora vivo? Questo me lo vorrei tenere per me, ma un sintomo ve lo posso anche dare, ma altri sintomi non ve li do. Io sono ancora vivo, perché queste forze del male, anzitutto sanno benissimo, tutti sanno, io ho fatto di tutto per salvare la vita al dottor Paolo Borsellino. Tutti sanno che gli eredi di Paolo Borsellino, iniziando da Donna Agnese Borsellino, dove io indegnamente ho avuto l'onore di portare la bara sulle spalle, ha messo la faccia per me. La famiglia Borsellino hanno messo la faccia sempre per me. Hanno fatto capire che a Vincenzo Calcara lo hanno adottato. Lei può immaginare, uccidendo a Vincenzo Calcara, che potrebbe succedere. Come diceva Provenzano, se un uomo è da uccidere, che si uccida. Ma attenzione, se si uccide un uomo, e quando si uccide quell'uomo può fare più male di quando è vivo, è meglio non ucciderlo. Loro hanno tentato di uccidere la mia attendibilità. Ora sono passati 22 anni che hanno cercato di uccidere la mia attendibilità. Non ci sono riuscite. Io lo so che in questo momento sono in pericolo, però Matteo, secondo il mio punto di vista, e tanti uomini al vertice di questa entità, non permetteranno mai che io sarò ucciso. No, io non sarò ucciso. No, se sarò ucciso, sarò ucciso.